Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi parliamo di un prodotto che potremmo utilizzare, anzi, parecchi utilizzano tutti i giorni. Oggi parliamo di cuffie auricolari Bluetooth per cellulari. Sono le Kungix, acquistate su Amazon ad un prezzo di 29,99 €. Sono cuffie Bluetooth 5.0. Ma prima di darvi le caratteristiche di queste cuffie, sigla! Non abbiamo fatto l'unboxing perché era veramente scarno. All'interno della confezione trovate la scatola che contiene le cuffie, i due auricolari magnetiche. magnetiche, tre tipologie di gommini in silicone per poterlo adattare al canale dell'orecchio. E il cavetto USB per poterlo ricaricare. Più o meno dal 1° di agosto che le abbiamo testate, quindi prima di presentarle le abbiamo provate un pochettino. Esatto, ragazzi, la manifattura, diciamo, del prodotto è discreta comunque. Per essere un prodotto di una marca cinese, comunque a un prezzo contenuto comunque Sì. per le caratteristiche che adesso andremo a vedere, è di buona fattura. La plastica sembra resistente al Esatto. tatto. Il fatto che siano magnetiche vi permette sicuramente di metterle all'interno della confezione, di non perderle, cose da non poco. Ottimo anche l'attivazione a tocco. Vedete? Vi facciamo vedere. Avete potuto vedere, si sono già attivate. Semplicissimo il pairing, quindi l'associazione tra le cuffie e il vostro cellulare. Nominativo che troverete nell'associazione è M7B, semplicissimo, veloce, senza alcun problema. Quindi entrate nelle impostazioni del vostro cellulare, alla voce Bluetooth, fate la ricerca dei dispositivi e vi compariranno con quella dicitura. Digitate su quel nominativo e le avete già abbinate con le vostre cuffie. Solo una volta la dovrete fare, poi nelle volte successive automaticamente verranno riconosciute. Utilizzandole circa un'ora e mezza al giorno, abbiamo constatato che la durata della batteria di queste cuffie arriva fino a 4-5 giorni quasi. 4 stando tranquilli, dai. Sì, diciamo che la comodità è se questo qui lo collegate all'alimentazione, alla sera tornate a casa, rimettete le cuffie sotto carica, quindi tutti i giorni avete le cuffie cariche, il giorno dopo le estraete e le utilizzate. O meglio ancora, questo funge anche da power bank, la quale viene ricaricata, quindi se lo portate in giro e avete le cuffie che sono al minimo, le potete inserire qui dentro e verranno ricaricate lo stesso. Il range di queste cuffie sono dal cellulare di circa 10 metri, naturalmente a campo libero. Se siete da una stanza all'altra non funzionano proprio benissimo, però in campo aperto vi potete allontanare fino a 10 metri e viene garantita, e abbiamo provato, funzionano veramente, viene garantita l'utilizzo del prodotto. Altra caratteristica: quando utilizzate le cuffie, una volta inserite nell'orecchio, per poterle accendere, come vi ha fatto vedere Marco, basta toccarle. Per la riproduzione della musica, una volta indossate le cuffie, basterà toccare una volta facendo un tap, quindi dando un colpetto alla cuffia, e la riproduzione partirà. Per la pausa, stessa cosa. Se volete andare al brano successivo, basterà fare due tocchi sulla cuffia destra o due tocchi sulla cuffia sinistra per tornare al precedente brano. Tre tocchi invece a destra vi fanno aumentare il volume, tre a sinistra vi fanno diminuire l'intensità del volume. Se utilizzate un solo auricolare, il destro mettiamo, dovete tenere premuto e il volume si alzerà, si alzerà, si alzerà fino a tornare all'impostazione più bassa, diciamo a circolo. Ultima caratteristica, sono cuffie con la tecnologia IPX5, quindi sono impermeabili, vi consentono di essere utilizzate anche mentre si corre, quindi non ci sono problemi col sudore che possono andare a rovinare la ricettività. Ora vi illustreremo i pro e i contro di questo prodotto. Allora, la confezione è portatile, compatta, di ottima buona fattura, non ottima, perché comunque sicuramente ci sono delle cuffie che hanno una plastica migliore. Esatto. Comodo il fatto che sia ad innesto magnetico, quindi non c'è pericolo di poterle perdere. La durata della batteria, buona poi la qualità dell'ascolto della musica.
perché comunque le abbiamo testate su varie tipologie di canzoni e non hanno mai storto il suono o avuto problemi di nessun tipo. Passiamo all'unico contro che abbiamo potuto riscontrare, ma importantissimo, il quale farà abbassare drasticamente il voto finale di questo prodotto. Il contro è, purtroppo, è no. Il microfono che andrete ad utilizzare nelle conversazioni telefoniche. Abbiamo riscontrato che le persone dall'altra parte del telefono ci sentivano malissimo, sia in condizioni casalinghe, diciamo, quindi senza rumori particolari, e non vi diciamo nel traffico, per dire. Sì, diciamo che era un suono abbastanza... Dall'altra parte arrivava un suono un po' ovattato e lontano, quindi la persona che vi ascoltava aveva parecchie difficoltà a poter comprendere tutta quanta quella che era la conversazione. Esatto, ragazzi, quindi in definitiva per questo non da poco problema il voto finale di Tuttotech è 7,5. Ebbene sì, 7,5, perché comunque avendo anche la funzione power bank, diciamo che bilancia un po' di più la pecca della conversazione. Quindi se acquistate queste cuffie per far jogging, per fare sport, per la palestra o comunque per ascoltare solo la musica. Va benissimo. Se le utilizzate per delle conversazioni, lì avete qualche problema. Come di consueto, qui sotto troverete il link in descrizione se per caso volete acquistarle direttamente con la nostra affiliazione Amazon. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, attivate la campanellina così verrete informati dei prossimi video in uscita e ci vediamo presto con nuovi video, ragazzi. Ciao, ciao ragazzi!